Sono tornati a protestare, ma questa volta lo hanno fatto in oltre 200 gli studenti dell'Istituto Alessandrini Marino, appoggiati dalla Consulta degli studenti. Questo perché le richieste fatte nelle passate settimane, portate avanti tramite la consulta inviata al presidente della provincia Diego di Bonaventura e al consigliere delegato Luca Frangioni, coinvolgendo anche le istituzioni, sono rimaste sostanzialmente inascoltate. Certo, questo è un percorso che è iniziato assolutamente con il dialogo con le istituzioni provinciali, con l'ufficio scolastico e le dirigenze. Un dialogo, e lo dimostrano i fatti, che si è risolto con nulla. Siamo rientrati il 13 settembre con la mancanza di 6 aule. Gli anni precedenti le aule mancanti erano addirittura di più. Ricordo che la provincia sono 2 anni che non garantisce il numero delle aule necessarie all'Alessandrini Marino. La consulta, come organo che rappresenta tutti gli studenti, ha il dovere di rappresentare anche quelli più fragili, ed è per questo che oggi siamo qui, per rivendicare il nostro diritto all'istruzione e anche alle sedi in cui si svolge. Non molleremo, aspettiamo delle risposte dalla provincia. Lo spostamento della Croce Rossa non può avvenire a fine 2021. Chiediamo un'alternativa, chiediamo una soluzione tampone che deve venire assolutamente nelle prossime settimane. Quanto alla ricostruzione, siamo fermi a zero. Tutti gli stati del processo di ricostruzione dell'Ipsia sono sostanzialmente fermi, e quindi sia sul lungo periodo sia sul brevissimo periodo le soluzioni presentate dalla provincia sono zero. Un lungo corteo partito da Piazza Sant'Anna che si è fermato sotto la prefettura, dove i ragazzi hanno chiesto e ottenuto un incontro con i rappresentanti del Palazzo di Governo, perché la loro scuola non ha aule e neppure una scuola tutta loro. Siamo stati ricevuti e siamo molto contenti di come è andato l'incontro, perché il prefetto ci ha rassicurato che le iniziative per l'edilizia scolastica dell'Alessandrini Marino saranno portate avanti, ci ha rassicurato per una nuova sede in affitto e per una soluzione tampone. Ribadiamo però nuovamente la necessità di una soluzione urgente nelle prossime settimane affinché gli studenti possano tornare a scuola in sicurezza.